Con Media 24 alla presentazione del Porto Gravo Calcio stagione 2019-2020 con il presidente del Porto Gravo Calcio Andrea Bertolini e con il sindaco di Porto Gravo Maria Teresa Senatore. Giusto per ospitalità e cavalleria, naturalmente un commento a questa bellissima serata col Porto Gravo Calcio da parte del nostro sindaco. Ma non è per viaggeria ovviamente, ma bellissima serata, grande squadra, grande presidente, grande aziende, grandi sponsor che stanno sostenendo una eccellenza di Porto Gravo. Noi continuiamo a dire che Porto Gravo ha delle eccellenze, ma è proprio così, ha delle eccellenze anche che riescono ad essere vicini alla comunità e alla cittadinanza. Io non posso che augurare, ma sommessamente, perché poi i fatti mi daranno ragione, a questa squadra grandi successi e grandi risultati sia alla squadra maschile sia alla squadra femminile, uomini e donne determinati che portano avanti non solo un ideale di sport, ma portano avanti le caratteristiche di giovani e donne e uomini che costruiranno il futuro della nostra città. Ecco, l'anno scorso il nostro sindaco ha parlato di eccellenze, l'anno scorso abbiamo conquistato sul campo l'eccellenza che quest'anno andremo a giocarci nel girone B dell'eccellenza veneta. Un bel vento alle nostre spalle che ci sta portando, ci ha portato in eccellenza e ci sta ancora spingendo con una grande campagna acquisti e una grande prospettiva anche per quest'anno. Caro Luca, l'appetito viene mangiando e quindi... Lei presidente di alimenti eccetera ne sa anche qualcosa? No, me ne intendo, certo. E quindi anche quest'anno abbiamo allestito una squadra grazie al nostro direttore sportivo Nonis, una squadra che sicuramente primeggerà nella categoria. Speriamo poi che accada quello che è accaduto lo scorso anno, però non possiamo dire niente. L'anno scorso abbiamo fatto una stagione clamorosa, direi, perché non abbiamo perso una partita e abbiamo finalmente riportato Porto Gruaro e il Porto Gruaro Calcio ad una categoria già più consona al blasone del Porto Gruaro. Per continuare parlando di appetito, abbiamo fatto un ottimo antipasto, adesso abbiamo un gran primo piatto per questa stagione e dopo vedremo se riuscire a continuare e arrivare magari fino al dolce. Ma questo è un auspicio e questa sarebbe la volontà della società, insomma. Bene. Sapete, ormai l'ho dichiarato più volte, l'obiettivo nostro è almeno di arrivare in Serie D. Bene, con questo proclama, diciamo così, del nostro presidente, ricordiamo velocemente gli appuntamenti con le amichevoli estive del Porto Gravo Calcio. 7 agosto in casa qui al Mecchia contro il Pordenone, ore 18:30, importantissimo triangolare anche in collaborazione col patrocinio dell'amministrazione comunale. Il 17 agosto triangolare Memorial Alex con Porto Gruaro, Cereal Docs Camisano e Brian Lignano. Signor sindaco, un appuntamento che avete voluto entrambi per ricordare Alex, cittadino di Porto Gruaro che non c'è più ormai da qualche mese. Appuntamento che abbiamo proposto, ma senza la disponibilità del Porto Gruaro Calcio le proposte restano sempre lettera morta. Quindi io non posso che ringraziare, ma lo faccio anche a nome della famiglia, non posso che ringraziare Andrea, che tra l'altro ha un'assoluta sensibilità nei confronti di queste situazioni, perché questo serve a significare che anche il calcio può essere vicino ai giovani che in qualche momento della loro vita possono avere delle difficoltà. Quindi insieme sosteniamo i nostri ragazzi perché possano avere una vita sempre serena, sempre tranquilla, accompagnata dalle famiglie, accompagnata dagli amici, perché no, anche dagli ambienti sportivi. Assolutamente, quindi l'augurio e l'invito è anche quello di iscriversi al settore giovanile del Porto Gruaro Calcio, che sicuramente è scuola di vita e ci fa stare in compagnia e in allegria. Grazie ancora a Maria Teresa Senatore, grazie a Andrea Bertolini, è tutto Luca Traverso, Media 24.